parte mediana di noi. Ok? Come? Questa cosa, uno, due, questa è una parte media, qui sto attaccando sempre la parte mediana. Ok? Che poi posso doppiare. Ma sono sempre sulla parte mediana, ma che sto attaccando il braccio. Bene, abbiamo visto tantissime entrate lungo la linea centrale del mio allenamento. Se cerco di rivoltare il collo, ok? Con tutta la forza, i muscoli sono fatti per preservare la mia integrità, ok? Non ce la faccio. Forte uguale, punto di pressione, ok? C'è resistenza, punto di pressione. Ecco qua, che si stacca completamente, fare la mia chiusura comunque sia lungo la linea centrale e prende immediatamente il controllo della struttura della versione. Punto di attacco di quest'area qua. Abbiamo un altro nel pettorale, dalla clavicola al capezzolo a metà, stomaco numero 15, ok? Colpito 45 gradi verso l'interno, ho lo stesso, una specifica dura verso le ginocchia, ma abbiamo visto ad esempio il gomito che in una entrata di prima. Prima arriva sempre con il getto. Questo sarà uguale, questo sarà uguale, qui non entra, vedo, non c'è spazio sotto, non c'è spazio sotto, sono attimi, ok? Cosa faccio? Cambio completamente, se prima passavo nella mediana, qui scendo, parte bassa. E le gambe, ancora due punti, abbiamo visto prima tutti i cambi di altezza, ok? Andiamo sul punto di pressione, il peso appunto sulla caviglia, ok? Con la possibile rottura, quindi attenzione. C'è resistenza, non funziona, cambio direzione, cambio attacco. Quindi adesso vediamo la prima entrata, che è questa qua. Entro dentro, da qua vado a rovesciare la testa, entro sotto. Questa mano qua va sulla gola, ok? Da qui si prende qua, e diventerà 1, 2, 3, entro, para, tolgo, para, ok? Eravamo rimasti qui. Adesso invece da qua afferro, ok? Come prima, la parte interna del polso, questa cavità, ok? L'altra, come dicevo prima, va in queste due cavità. Vado indietro tirando il tarico, il tirare deve essere fatto con lo spostamento del corpo, non con la forza delle braccia.
taglio in base indietro e due arrivi. Bene, vediamo ora quali sono i punti di pressione, ma più che i punti di pressione andiamo a vedere dei principi. Parte interna del gomito, nervo ulnare, chiaramente in maniera statica è molto semplice, in maniera più difficile, ma solamente bisogna di pratica, se tu spingi non mi posso agganciare, ok? Devo riuscire a mettere le dita nel punto preciso in velocità, solamente questione di pole defense, ok? Quindi se lui resiste è inutile entrare, ok? Distrazione, ecco qua che entra, ok? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, qui come se tirassi un montante, qui faremo mento o gola, ok? Il gomito blocca la spalla, ok? Vai, tira.